Buonasera a tutti, siamo qui per il nostro secondo appuntamento con Alaskan Malamute a Goce. Siamo molto contente questa sera perché abbiamo due ospiti che veramente hanno moltissimo da raccontare e speriamo che sia di vostro gradimento. No, Susi? io innanzitutto vorrei ringraziare ulteriormente i nostri ospiti che vengono qua e ci raccontano le loro esperienze e ricordare a tutti che comunque è una cosa molto preziosa apprendere da queste persone che da tanti anni che sono nella cinofilia. E con ciò io lascerei la parola proprio a loro, che sono le persone che devono destare l'interesse del pubblico, diciamo così. Buonasera. Va bene. A dopo, Susi. Allora, questa sera iniziamo con una persona che è molto conosciuta nell'ambiente cinofilo, che è praticamente una figlia d'arte, una persona che è nata all'interno della cinofilia e ha ereditato l'allevamento dal suo papà dal Vento Divino, un allevamento di Akita Inu. E lei invece fa la professional handler, una persona veramente squisita. Diamo il benvenuto a Gaia Danesi. Buonasera, Buonasera Maria, buonasera a tutti voi. Eccoci qua. a te e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, molto onorata del tuo invito, del vostro invito. Allora, io vorrei chiederti come prima cosa ti ha spinto a intraprendere questa carriera di handler? Allora, io arrivo da una famiglia di allevatori. Un allevamento amatoriale. Mio papà ha sempre avuto un'attività principale e l'allevamento è sempre stata un'attività collaterale, una passione, nulla di più. Ovviamente io arrivo da una razza che non è facile, non è facile soprattutto per una ragazza come ero io quando papà ancora esponeva. Poi principalmente in Expo papà portava maschi e il maschio di Akita è tutto tranne che un cane semplice da presentare, soprattutto i cani di allora. Io ho avuto la fortuna di crescere in cinofilia con il primo grande professional handler che viveva in Italia, che è Richard Hellman, che è stato il mio maestro, e non finirò mai e poi mai di ringraziarlo. Avendo appunto la fortuna di aver conosciuto Richard da ragazzina, ho avuto la possibilità di seguirlo tante volte. Lui mi ha presentato anche, io avevo una femmina allevata da lui di Akita, che ci alternavamo nella presentazione di questa cagna. E io mi sono, grazie a lui, appassionata a questa. A me non piace chiamarlo lavoro, perché per me è tutto tranne che un lavoro, è una passione che mi dà la possibilità di mantenermi. Ma non l'ho mai considerato un vero e proprio lavoro, anche se lo è, in realtà lo è, ma il termine classico dal mio punto di vista per me rimane una passione che mi dà la possibilità di mantenermi. Ecco. È un'attività che ti impegna molto di più di quello che può pensare chi ti vede solo magari dentro un ring la domenica. Chi come me ha la possibilità di lavorare anche durante la settimana da casa, quindi avere una struttura con i cani dei clienti che stanno da me per diverso tempo, vuol dire lavorare 7 giorni su 7, perché i cani Certo. stanno, oltre ai miei cani, molto spesso io qua ho ospiti da me i cani dei clienti, quindi vanno seguiti tutti i giorni, tutto il giorno. E non solo la passerella del ring della domenica, ovviamente. E anche. Beh, no, dico beh, anche perché voglio dire, quello che molte persone magari non sanno è che comunque un handler non è fissato in una sola razza, ma comunque presenta moltissime razze, quindi c'è anche un lavoro di studio dietro ad ogni Assolutamente, razza. bisogna che uno sappia anche un minimo dello standard dei cani che va a presentare. Io sono, tra virgolette, un po' specializzata nel gruppo 5, arrivando appunto dalla Kita, e così la maggior parte dei miei clienti arrivano da quel gruppo, però capita spesso di presentare anche tante altre razze e logicamente uno deve sapere. Anche perché magari ti ritrovi a dover, tra virgolette, confrontarti con i giudici,
E non, io non mi metto al loro livello di preparazione, ovviamente, però se mi viene contestato un qualcosa, devo anche sapere, capire io in prima persona, il soggetto che ho in mano, quali sono i lati dello standard che più, a cui lui più si avvicina. Quindi comunque dare sempre un'occhiata allo standard della razza, con cui io vado a lavorare, questo assolutamente. Assolutamente sì, anche perché poi io ho avuto modo di essere presente in esposizione. Comunque io vedo che il lavoro che c'è dietro a voi parte dall'insegnare al cane come comportarsi, da creare un rapporto. Non è che dici, sai, io mi prendo il cane, te lo porto la domenica a posto. No, non funziona così. Assolutamente no. Il lavoro innanzitutto lo comincia prima di tutto l'allevatore. Chi come noi frequenta Facebook vedrà spesso degli allevatori che pubblicano foto di cuccioli messi sul tavolino e che cominciano già a fargli ad abituarli a stare su un tavolo, a abituarli a stare in posizione. È importante che anche l'allevatore cominci una piccola parte del suo lavoro, cioè del lavoro che poi andremo a completare noi, ma c'è l'allevatore, c'è l'allevatore, c'è il proprietario e poi arriva l'handler. Io quando mi è capitato di avere cucciolate mie, l'ultima ormai risale 2 anni fa, però dico, la prima cosa che dico a chi porta a casa il mio cucciolo, se vedo che c'è un interesse eventuale, un'eventuale carriera espositiva, è proprio la prima cosa che dico, sembrerà sciocco, di non insegnargli il seduto col bocconcino, perché poi automaticamente mi ritrovo io a dover fare un lavoro. Per tornare indietro, togliergli questa abitudine e ricominciare nuovamente da capo, questa cosa, perché noi utilizziamo spesso e volentieri il cibo per lavorare i cani e anche per presentarli, e spesso i proprietari, si divertono nel senso buono del termine a casa a insegnargli il seduto col bocconcino e automaticamente diventa, tra virgolette, un problema per noi. Poi dover lavorare invece perché il cane stia in piedi col bocconcino e quindi devi ricominciare Certo. un certo lavoro. Quindi tutto parte sempre dall'allevatore, in primis, dopodiché toccherà al proprietario e per ultimi, tra virgolette, arriviamo noi, anche se forse il lavoro più grosso alla fine lo facciamo noi. Perché siamo noi che poi entriamo nel ring con quel cane. Io ho la fortuna, Certo. tra virgolette, di avere la maggior parte dei miei clienti sono allevatori e quindi i cani ho la possibilità di tenerli parecchio tempo a casa con me e quindi poter instaurare un rapporto innanzitutto di amore e fiducia, prima di tutto. Quella è la cosa più importante. La fiducia tra Sì. me e il cane con cui andrò a lavorare. Dopodiché si comincerà a fare un lavoro vero e proprio. Questa cagna di cui stai postando tu la foto, penso che abbia più vissuto con me che con i suoi proprietari. È una cagna a cui io sono particolarmente affezionata, ma proprio perché è arrivata a casa mia che aveva 4 mesi e tranne i piccoli intervalli, se n'è andata temporaneamente perché che aveva 2 anni. E quindi Certo. si instaura proprio un E rapporto. diciamolo, sei anche andata a trovarla appena finita la quarantena. Assolutamente. È stato il mio primo viaggio post-lockdown, andare a trovare lei e le sue cucciole. Sì, non vedevo l'ora di. Questo gesto tuo dice più di 1.000 parole. Vabbè, io sono fatta così il giorno che. Eccola qua, la piccola Flavie. Il giorno in cui ho ridato Aiko ai proprietari, che è stato l'ultimo giorno di NC Winner, penso di aver pianto per mezz'ora, ma vabbè,
queste sono cose mie, non interessano al nostro pubblico. Come vedete, non solo cani nordici, anche cani del gruppo 9, Cavalier. Questa. Beh, lei è una famosissima, la famosissima Flavie. Chi è che non ti ha visto con Flavie in braccio? Penso nessuno ha perso questa immagine. Io ho cominciato che lei era ancora in intermedia con lei, e ormai sono più di 4 anni che lei è con me ogni weekend, ogni esposizione. Abbiamo raggiunto risultati meravigliosi a cui forse nessuno credeva potessimo arrivare. È una cagna che ha un'attitudine particolare per il ring, e questo ci aiuta tanto. Ecco, una cosa importante è che sia l'allevatore, che il proprietario, che l'handler si rendano conto, perché non c'è solo il lato estetico del cane, ma c'è anche il lato caratteriale. Ci sono cani bellissimi, ma che non hanno l'attitudine al ring. Cani magari meno, è brutto dire meno belli, meno rispondenti allo standard, e che hanno un'attitudine tale al ring per cui determinate pecche, passatemi il termine, si perdono un po' nel momento del ring proprio per la loro attitudine. Quindi una cosa importante è capire nel cucciolo quanto può essere appunto la sua attitudine a fare questa. È un'attività sportiva comunque, c'è una preparazione, non solo il lavoro che l'handler fa col cane, c'è un lavoro anche fisico di preparazione, di alimentazione, sedute di tapis roulant, bagni, che ovviamente un cane che va in show viene lavato molto spesso, quindi poi si fanno dei trattamenti per la cura del pelo specifici per questi cani che vengono lavati molto spesso, quindi c'è tutto un lavoro. I cani che vengono in show con me tendenzialmente mi occupo io anche dei lavaggi, proprio il discorso che facevo prima, il nostro non è solo entrare in un ring la domenica mattina, c'è tutto un lavoro settimanale di preparazione, che è l'addestramento, che è la preparazione fisica e la preparazione cosmetologica. Quindi chi viene a casa mia dice: ma quanti shampoo hai? Per forza, perché ogni pelo ha il suo shampoo. Un cane a pelo lungo avrà bisogno di un tipo di shampoo, un cane a pelo duro avrà bisogno di un altro. Queste cose un handler le deve sapere, le impara col tempo ovviamente, però è una cosa Certo. che va saputa assolutamente. Quindi Assolutamente sì. ci sono tante cose che uno al di fuori non sa e non vede e non immagina che ci siano dietro a quello che è la. Io la chiamo passerella, magari è un termine non troppo corretto, però spesso visto da fuori è quello, una passerella. E uno pensa appunto: arrivo a bordo ring e do il cane all'handler. Sì, ogni tanto capita anche questo, ma sono episodi rari. Fondamentalmente E noi poi lavoriamo. comunque cani preparati già, insomma, cani che comunque già sono frequentanti. Cani che sono già preparati, lo puoi fare con cani che sono già preparati. Un cane non preparato non potrà mai entrare in un ring con una persona che non conosce e dare il massimo, assolutamente. Certo. Quindi c'è tutto un lavoro di preparazione. Ecco, un altro, questo è un cane che io ho preso da 2 giovani allevatori che mi hanno dato una fiducia estrema. Loro non avevano mai avuto un handler, sono giovani nell'allevamento dei Siberian Husky, e siamo cresciuti insieme veramente. Con Davide ed Elisa c'è stato un percorso di crescita per entrambi, Certo. e la soddisfazione più grande è stato portare questo cane a vincere il campionato italiano e lo stesso giorno vincere il gruppo all'Internazionale di Ercolano con un giudice speciale, con 2 giudici specialisti, quello di razza e quello del gruppo. Quindi una soddisfazione ancora più grande proprio perché ha a che fare con 2 giudici che allevano questa razza. E
la gioia di Direi che poi no, quando tu poi crei questo legame con il cane, no? In realtà io vedo chi presenta cani e comunque un handler, no? In ring, quando vince con il cane c'è una vittoria condivisa, cioè c'è un'emozione che trasuda dal ring, no? Chi a bordo ring proprio sente i brividi perché si vedono questi salti di gioia di questa vittoria del binomio alla fine, no? Certo, assolutamente. E ti dirò una cosa che potrà sembrare strana. Io sono molto più rilassata quando presento cani non miei. E faccio una fatica tremenda quelle volte che devo presentare un cane mio. Dici, è il tuo lavoro, lo fai settimanalmente? Sì. Però c'è anche questa componente, almeno per quello che mi riguarda, è sempre un'emozione grandissima, soprattutto ovviamente quando poi arrivi a un determinato risultato. Però per quello che mi riguarda faccio più fatica con un cane mio che non. Io ti dico la verità, non potrei presentare un cane perché a parte il rapporto, no, che magari quando hai il rapporto con il tuo cane, quindi tendi a viziarlo, magari dorme nel letto, magari lo abitui, no, ad altre cose, no, e che a volte sbagliamo i proprietari magari a tenere il cane troppo viziato quando poi dopo deve presentarsi comunque in un ring, magari fare lunghi viaggi, tenerlo troppo coccolato, no? Infatti, Perché tante volte, allora, ci sono due motivi, secondo me, principali per cui ci si affida ad un handler. Allora, principalmente per un allevatore, se fai l'allevatore ad un determinato livello, sei impegnato in allevamento durante il fine settimana. E quindi l'aiuto dell'handler. Questo ti dà la possibilità di continuare e non interrompere il tuo lavoro in allevamento. Io, ad esempio, certo. ho praticamente smesso di allevare per questo motivo. Tutte e due le cose non verrebbero, dal mio punto di vista, fatte male. Quindi io ho preferito dedicarmi all'handling perché mi piace, è una cosa che mi dà emozione e soddisfazione. E mi rendo conto che se dovessi seguire una cucciolata, un parto, che è il momento più importante, e se io sono via per un'esposizione, come faccio? Non ho Certo. nessuno che mi può, tra virgolette, sostituire a casa. E questo spesso è il motivo per cui un allevatore si affida a un handler, o segue il discorso dell'allevamento o segue le esposizioni. E l'altro motivo, quello che dicevi appunto tu, del proprietario, magari il privato, che è abituato a vivere 7 giorni su 7 col suo cane, non riesce a distinguere le due situazioni, cioè la vita quotidiana dal ring. Quindi il cane si approfitta, tra virgolette, di quello che è il suo proprietario dentro il ring, quindi non riesce ad avere, il proprietario non riesce a portarlo a lavorare come si deve dentro al ring, quindi il lavoro dell'handler aiuta anche in quello, perché purtroppo tante volte in cinofilia si dice: ah, quel cane ha vinto perché lo presentava l'handler. A volte sì, a volte può anche succedere, per carità, sarebbe sciocco negarlo. Però non è questo il motivo per cui la gente si affida a un handler, i motivi sono altri. Sono appunto questo che ti dicevo, Assolutamente. principalmente sono questi due, poi ce ne sono altri, ci mancherebbe. Tante volte il proprietario, anche l'allevatore, viene in gara, ma preferisce affidarti un suo soggetto. È una. Anche perché diciamolo, magari un allevatore ha anche la gelosia, no, della propria cucciolata, quindi affidare le cure, anche se magari hai persone che comunque possono aiutarti. Non sei mai tranquillo, no? Quando tu hai una Esatto. cucciolata, vuoi seguirla te. E anche abbandonare i cuccioli, per modo di dire, tra virgolette, abbandonarli per una giornata ti sembra improponibile perché vivi questo distacco malissimo. Esatto, esattamente. E quindi noi, passami il termine, aiutiamo
aiutiamo gli allevatori e i proprietari. Questo bambino mi sa che lo conosci. Sì, assolutamente sì. Un piccolo pazzo, Decisamente in cavallone. esatto. Alma, un'altra grande soddisfazione. Questa è una Bearded Collie, un lavoro di toilettatura sempre molto impegnativo. Il discorso che facevamo prima, lei è brava, è paziente, sta sul tavolo a farsi spazzolare, pettinare, lavare, laccare, per ogni ingresso in ring. Cioè, non è che tu la prepari la mattina e poi fino a sera non la tocchi più. No, ogni ingresso in ring va rispazzolata, ritoilettata, ripreparata. Quindi, ripeto, c'è sempre un grande lavoro alle spalle. Una cagna anche lei che ha una grande attitudine al ring. Un movimento spettacolare, lei ce la litighiamo io e Alessio, il suo proprietario. Lui ha un negozio di parrucchiere, quindi spesso e volentieri, pur facendo anche lui l'handler, non riesce a seguire entrambe le cose. Per un rapporto di amicizia, lei viene con me quando lui non ce la fa a fare le esposizioni che vorrebbe fare. Anche perché ho visto che tra di voi comunque tra handler vi dà tantissima mano, cioè io ho visto che c'è proprio tanta amicizia. Sì, potrebbe sembrare strano, e invece assolutissimamente c'è un grande rapporto di amicizia, un grande spirito di collaborazione, ci si aiuta spesso a vicenda, poi ci sono dei colleghi con cui si instaura un legame più forte, per cui si organizzano i viaggi insieme, e via dicendo. Però con tutti devo dire, io non ho mai avuto un problema con un collega, anzi. Ci si aiuta spesso e volentieri perché purtroppo capita ovviamente che si accavallino dei ring e quindi ci si debba. Noi abbiamo sempre qualcuno, qualche assistente che ci dà una mano, però appunto capita anche tra colleghi che ci si aiuti. Ho il mio bambino. Mamma mia. Eccolo, meraviglioso. Sì. Ormai vecchietto, 11 anni e mezzo, però ancora in gran forma, ancora veramente in gran Direi forma. assolutamente di sì. Io non mi scordo mai quella volta che stavo dormendo e mi ritrovai lui sopra di me nel letto e ho detto, oddio, invece di una dolcezza, cioè se lo, è un Una volta, cane, cioè chi sì, non l'ha lui è. visto dal vivo non sa cosa si perde. È un po' diffidente inizialmente con le persone, nel senso che lui deve capire con chi ha a che fare, ma una volta che ha capito è di una dolcezza infinita. Non con gli altri cani, con gli altri cani è Akita al 1000%, non al 100%, però con le persone, una volta che ti ha conosciuto, basta, è dolcissimo. No, io lo trovo un cane veramente fantastico, veramente. C'ha quello sguardo che proprio ti colpisce, no? Sì, assolutamente vero, assolutamente vero. Io non l'ho portato in giro più di tanto proprio per questa difficoltà che ho con lui, non solo perché è il mio cane, ma perché lui tendenzialmente vorrebbe uccidere tutti gli altri cani che incontra. E quindi è un cane di difficile gestione all'interno di un team, all'interno di un'esposizione. Quindi avrebbe meritato una carriera forse un po' più lunga, però i suoi risultati se li è portati a casa comunque. E che risultati? Direi Eh sì. proprio nulla da aggiungere. E No. invece per quanto riguarda il Malamute, Guarda, io ho avuto la fortuna, devo dire, a parte Abramo, ovviamente, a parte i tuoi cani. Credo di aver presentato, non dico i cani di tutti gli allevatori italiani, ma ho avuto la fortuna di presentare diversi cani di diversi importanti allevatori italiani.
È un cane, non è un cane estremamente facile da preparare al ring. Qualcuno ha sempre un po' criticato magari il fatto di come io presentassi Abramo. Io ho provato ed ero anche riuscita a lavorare Abramo in maniera diversa, ma avevo snaturato completamente il cane. E non mi piaceva, ero arrivata ad avere il cane perfetto in ring, ma non era più Abramo. E a me piace che il Eh sì. cane porti qualcosa non solo dal punto di vista di standard, ma anche del suo carattere dentro il ring. Ti dirò, il Malamute non è tra le razze più semplici, sono capoccioni, sono cani vivaci, quindi insomma, tra virgolette, costringerli in una determinata situazione non è un lavoro che fai dalla sera alla mattina, ecco. È un lavoro No, anche veramente. perché spesso tanto hanno, per esempio, no, il fatto di manipolarli da sempre, no? Cioè, questa cosa è fondamentale, no? Quando tu ti ritrovi un cucciolo che vuoi portare in Expo, è importante che il cucciolo sia abituato, ben socializzato, Il discorso che ti che facevo si prima, faccia. quando comincia l'allevatore, quindi quando li mettono quelle foto che si vedono, quei video che spesso si vedono su Facebook, dei cuccioli sul tavolo col bocconcino, che poi in realtà magari in quel momento servono per fare una foto, ma dietro a quella foto c'è tutto appunto un lavoro di cominciare ad abituare il cane in una certa maniera. Ad esempio, ti faccio un esempio: per guardare i denti del cane, che non è una cosa semplice far vedere la dentatura di un cane, io dico sempre ai proprietari, la sera quando siete sul divano col vostro cane, quindi non è una cosa che vi impegna più di tanto, abituatelo, cominciate ad accarezzare la testa del cane a partire dalla base del tartufo, andando verso l'occipite. Pian pianino, 2 o 3 volte, poi sollevate con le 2 dita il labbro superiore. E così andate avanti per un 10 minuti, una cosa così, una carezza, e ogni tanto vi fermate e sollevate. È una cosa che uno fa sul divano di casa guardando la televisione la sera dopo cena, no, che non lo impegna più di tanto, però è un lavoro di continuità che aiuterà poi nel momento in cui si andrà a fare un lavoro più continuativo fatto col professionista, però è una cosa che aiuta noi, ma aiuta anche il cane a viverla in maniera rilassata. Questa è una piccola cosa che qualsiasi proprietario a casa sua può fare. Assolutamente sì. Abituare il cucciolo ad andare in giro, a non tirare il guinzaglio, a stare in mezzo alla gente, i rumori, andare al centro commerciale col cucciolo, lo facciamo anche noi, con i cani che ci vengono affidati tante volte perché il cane giovane giovane non te lo porti in esposizione nel fine settimana, però ha bisogno di essere abituato a una determinata confusione e così dicendo. Quindi magari durante la settimana ti vai a fare un giro al centro commerciale, lo facciamo noi, lo può fare anche il proprietario. Sono piccoli accorgimenti che possono aiutare sia noi che il proprietario stesso comunque ad avere una vita serena col proprio cane. Certo. È tutto un lavoro in realtà di team, l'allevatore, il proprietario e l'handler. Perché uno non esiste senza l'altro comunque. Quindi Verissimo. ci deve essere una collaborazione tra tutti. Ripeto, il primo a cominciare è l'allevatore, il quale logicamente vedrà nel suo prodotto se c'è un cane, io non dico un cane da show, con prospettive da show, che mi sembra più corretto, perché Sì. tante volte magari un cane che ti sembra bellissimo a 30 giorni, che ne sai, magari al cambio denti succede qualcosa, piuttosto che, quindi sono cani che sono cuccioli in prospettiva da show. Poi si vedrà, chiaro, l'allevatore l'occhio ce l'ha, però cane finito da show lo vedi più avanti. Quindi comincia Assolutamente d'accordo. l'allevatore
E poi starà al proprietario, ovviamente, se vuole allevare. Chiaramente, se un allevatore si tiene il proprio soggetto, ma se uno vende il cane, sarà poi il proprietario che dovrà, se è intenzionato a fare una carriera da show al proprio cane, dover stabilire determinate regole di comportamento col suo cane, che poi verranno continuate da noi se si affiderà a un handler. Anche perché diciamocelo, per esempio, sia nei maschi che nelle femmine, una razza come l'Alaskan Malamute, per esempio, esce l'iscrizione per un'esposizione. Quindi, diciamo, vediamo la giuria, tutto quanto uno iscrive, ma magari tra l'iscrizione e la presentazione passa un mese e mezzo, no? Certo. E magari in quel mese e mezzo ti è andato giù di pelo, magari in quel Assolutamente. mese e mezzo. Può essere ingrassato, dimagrito, cioè possono esserci Può anche delle essere fatto cose male che. per qualsiasi motivo al cane, quindi essere andato giù di condizione fisica oppure di pelo, come dici tu. Possono succedere mille e mille cose, per cui tu decidi di andare a quell'esposizione e poi alla fine il cane rimane a casa. Esatto. Può succedere Quindi tranquillamente. non è così facile, no? Come magari. Chi si avvicina a questo mondo per la prima volta, bene, vado in Expo. Invece è un lavoro che inizia proprio dalla nascita del cane, che segue un percorso, Esatto. poi anche l'atto di andare in un'esposizione, comunque c'è un'organizzazione grandissima dietro, dalla statistica, da sapere il ring, da quanti anni si cade davanti, insomma, c'è tanto lavoro dietro, ma veramente tanto, Anche tanto. le conoscenze del regolamento, quindi sapere quando entrare, la tua classe, gli spareggi, le riserve, cioè sono cose che ovviamente i documenti che servono, perché poi tante volte ci sono dei paesi che richiedono delle vaccinazioni differenti, o per esempio il test anticorpale dell'antirabbia, e noi dobbiamo comunque conoscere anche queste regole qua, perché girando ovviamente in tutta, diciamo in tutta Europa, non dico in tutto il mondo, perché ovviamente non ci muoviamo così tanto, o perlomeno raramente. Però bisogna sapere tante, cioè ci sono tante cose dietro al nostro lavoro che non sembra mantenere in ordine la documentazione. Allora, se un cane vive con me, come ti ho detto, per diversi mesi, sta a me controllare le scadenze delle vaccinazioni, insomma, tante cose che tendenzialmente di solito le C'è la fanno. fialetta del frontline, insomma. Esatto, l'antiparassitario, la verminazione. Il cane mangia un certo tipo di alimentazione, ti rendi conto che quell'alimentazione non è quella giusta per quel cane. Quindi, sempre in accordo col proprietario, perché tutte queste cose vengono fatte non di testa mia, ma in accordo sempre con i proprietari, allevatori che siano. Io mi rendo conto che quel tipo di mangime non va bene per quel cane. Prendo mano il telefono, lo chiamo, ne parliamo, si studia l'eventuale alimentazione, oppure lui mi dice: guarda, portalo dal veterinario, senti il veterinario, perché ecco, un'altra parte importante del nostro lavoro è anche il veterinario, cioè avere un veterinario di fiducia anche per noi handler è importante, assolutamente. Avendo appunto spesso i cani dei clienti a casa. Quindi anche avere un veterinario di fiducia è una cosa importante. Il discorso che facevo prima del team, no? Sì, anche Quello ovviamente fa la perché sua parte. ovviamente c'è anche è una grande responsabilità, no? Quindi è logico che Assolutamente sì. Si deve instaurare cioè. un rapporto di fiducia col proprietario del cane. Perché quando il cane vive con te, fossero anche i 2 giorni prima dell'Expo, i 2 giorni dell'Expo e il giorno dopo, quindi 4-5 giorni, però in quei 4-5 giorni tu hai la responsabilità al 100% di questo animale che non è tuo, che non è tuo. Quindi qualsiasi cosa succede, cioè, vogliono mille occhi, mille attenzioni, mille accortezze. Cioè, io mi rendo conto che visto da fuori
parte chi che è un allevatore che frequenta, che sa, o un proprietario che comunque frequenta assiduamente, ma per chi affronta per la prima volta un'esposizione canina, ok, non ha veramente la più pallida idea di che cosa ci può essere dietro. Uno pensa, arrivo, entro col mio cane dentro il ring, chi si è visto, si è visto. No, c'è tutto un Eh sì. lavoro alle spalle importante. Assolutamente d'accordo con te. Sì. Allora, ti saluta Francesca. Francesco Ciodaro, Maurizio Albanese. Ah, BPL, come sta BPL? Vabbè, Titti. la mitica Titti. Qui c'è una domanda a proposito di pelo. Malamut? No, io penso che sia più un discorso di tessitura, Esatto, il non di colore non c'è colore. nulla, no. No. Ci sono diverse. Allora, non mi metto certo io a fare la storia dell'Alaskan Malamute perché non sono la persona giusta. Comunque, ci sono diverse linee di sangue e automaticamente può cambiare anche la tessitura di pelo da cane a cane. Ci sono cani col pelo più lungo, cani col pelo un po' più corto, cani con un pelo più folto, cani con un sottopelo meno folto. E colore no, assolutissimamente non influenza questa cosa. Assolutamente Io non so, ragazzi, se avete domande da fare a Gaia. Ah, Davide che dice: Gaia, voglio essere il tuo assistente a vita. Guarda, io Sei sicuro? L'anno scorso eravamo a Split insieme e devo dire che sono stati bravissimi. Lui e Susi mi hanno seguito. Io ogni tanto urlavo: il cane! Perché la nostra vita durante l'esposizione è abbastanza frenetica. Ma devo dire che loro due sono stati molto bravi, sempre sul pezzo, a rincorrermi tante volte loro più che io a inseguire loro. Quindi, grande Davide. Eh sì, ride. Sei sicuro, Davi? Sei sicuro? Ci vuole coraggio, Ecco. Si dorme poco. si lavora tanto, si corre. Io non Assolutamente. scorderò mai quel al craft che tutti voi avevate scaricato il contapassi. E la sera facevate il confronto di chi avesse corso di più, no? Tra un padiglione e l'altro, le corse frenetiche, e uno lo piazzavate in un ring e un altro in un altro con i cellulari per vedere in che classe si è arrivati. Cioè, è qualcosa che se uno non lo vive non può capire. No, assolutamente. E Assolutamente. niente. Qui quando non ne fanno sono timidoni. Timidoni, va bene. Allora, geloso come sono, non potrei mai lasciare le mie principesse con qualcun altro. Capisco perfettamente anche questa affermazione, ci mancherebbe. Bisogna anche essere però disposti. Allora, se uno vuole andare e portarsi il proprio cane in esposizione, pensare di macinare chilometri su chilometri, magari avendo lavorato 5 giorni in ufficio o in fabbrica o quello che è, magari sabato e la domenica uno vuole starsene a casa tranquillo sul divano a guardare la partita di calcio oppure giocare con i propri figli, tante cose. E quindi ci sta che magari appunto ci si affidi a un handler anche per questo motivo, come ci sta, come ha detto la persona di prima, di cui adesso non ricordo il nome, dice io trovo. Sono troppo geloso del mio cane e non potrei mai lasciarlo con qualcun altro. Ci sta assolutamente anche questo. Allora, sto Francesco Ciodaro. leggendo la domanda di Francesco. Forse sì,
Vero, Maria? Ci sono, allora, non tanto la difficoltà nel preparare il cane, ma se io mi rendo conto che per un cane è una, passatemi il termine, una tortura stare dentro a un ring, capisci che non gli piace, capisci che è una sofferenza per questo cane. Io ne parlo col proprietario o l'allevatore che sia e decidiamo insieme se è il caso di continuare oppure no, perché comunque deve essere una cosa, sì, è un'attività sportiva, ma che decidiamo noi di farla, non lo decide il cane. Quindi se io vedo che il cane patisce questa situazione, piuttosto preferisco lasciarlo a casa. Assolutamente. Qui c'è un commento di Carmelo Toto. Sì, ho avuto anche la Sì. possibilità, ho presentato anche dei cani di Carmelo, lui generalmente si affida a un'altra mia collega, però c'è stato appunto un paio di occasioni in cui ho presentato anche dei cani di Carmelo. Sì, ci deve essere assolutissimamente, in primis un rapporto di fiducia tra l'handler e chi gli affida il cane, assolutissimamente. Se no non avrebbe neanche senso cominciare questo rapporto. Assolutamente. Io ti saluto con questo messaggio che chi meglio di Titi può conoscerti? Allora, Titi è una persona speciale, sì, per chi non ci conosce dice è una cliente. Titi non è più una cliente, Titi è un'amica, quasi una sorella ormai. Quindi c'è un rapporto che va al di là di tutto, ma lei mi affida i suoi cani, ma spesso e volentieri viene con me non perché non abbia fiducia in me assolutissimamente, ma perché comunque piace anche a lei stare in esposizione. Io la faccio lavorare, visto che vuol venire, che almeno si renda utile. Assolutamente sì. E poi chi è che non ha visto Titi correre con i caffè per di qua, di là, destra, sinistra? Titi ormai La è l'anima delle conoscono esposizioni tutti, per assolutamente, tutti. per tutti, assolutissimamente. È così. Io Io spero. Gaia ti ringrazio veramente tantissimo per questa chiacchierata, guarda. Io ringrazio voi perché è sempre un piacere poter per me parlare di cani, di cinofilia. Io passerei le ore a parlare di cani e di cinofilia. Purtroppo questo periodo ne abbiamo vissuta un po' poca. E manca tanto, manca veramente tanto. Spero di aver potuto dire qualcosa di interessante stasera e lascio volentieri la parola a qualcuno che per quello che riguarda i Malamut ne sa sicuramente molto più di me e lo ringrazio perché anche lui ho avuto occasione di presentare anche i suoi cani e la cosa mi ha fatto molto, molto piacere ed è stato un grande onore. Quindi vi lascio in compagnia dell'ospite successivo. Ringrazio te, ringrazio Susi, ringrazio tutti quelli che ci hanno dedicato questi 40-50 minuti del loro tempo. E grazie, grazie ancora. No, grazie veramente a te, Gaia. Un bacio grande, saluta tutti i pelosi a casa Grazie. e speriamo di vederci per tutti insieme in Expo. Assolutamente, speriamo. Va bene. Ciao, Ciao a Gaia. tutti, grazie ancora. Grazie. Ciao. Allora, Susi. Io vorrei che presentassi tu il nostro prossimo ospite. Allora, il nostro prossimo ospite è Alessandro Avigni ed è proprietario dell'affisso Pa Sapa Mals. Pa Sapa è un affisso storico riguardo l'Alaska Malamute in Italia e credo che avrà da presentare i suoi soggetti, che sono soggetti particolari, anche perché hanno nella loro genealogia
diciamo, l'origine dell'Alaskan Malamute, ovvero il Kotzebue. Io lascerei direttamente la parola a lui, così può esprimere meglio quello che deve dirci. Va bene, a dopo. Allora, salutiamo tutti Alessandro. Ciao Alessandro e grazie mille per aver accettato l'invito. Aspetta che non ti sento. Ora. Hai il microfono? Ciao Ecco, ora sì. a tutti. Dicevo grazie a voi che mi fate raccontare un pochino di questa ormai quasi trentennale, perché alla fine l'anno prossimo, e per fortuna non quest'anno, visto come sta andando l'anno, saranno 30 anni che sono a contatto con l'Alaskan Malamute. Beh, qual è stata la cosa che ti ha colpito dell'Alaskan Malamute? Che ti ha fatto iniziare questa passione verso questa razza? Ma io ho sempre avuto con mia nonna, abitavamo praticamente nella stessa casa, che mia nonna ha sempre avuto cani e io ho sempre avuto cani. Quando c'era magari qualche cucciolata, io volevo assolutamente tenere un cane per me, così come anche moltissimi altri. Quindi ho sempre vissuto con i cani. A un certo punto ho scoperto l'Alaskan Malamute. Avevo prima un pastore tedesco che faceva il pastore tedesco e non aveva un pedigree. Morto di vecchiaia, ho incontrato l'Alaskan Malamute, ma proprio incontrato perché, come spesso avviene, casualmente, in centro Varese ho visto una ragazza che portava una coppia di Alaskan Malamute. Non sapevo che razza fosse, conoscevo forse appena il Siberian Husky, quindi non conoscevo il Malamute, e da lì ho cominciato un pochino a indagare, a studiare, a leggere, a cercare qualche notizia su questa razza. Finché poi c'è stata l'occasione di prendere il mio primo Malamute, una serie di, io dico, di congiunzioni astrali mi ha fatto arrivare al mio primo Alaska. È stato un regalo di mia nonna. Quindi nel 91 avevo 21 anni e appunto l'anno prossimo saranno 30. Beh, direi che è un grande traguardo. Sembra ieri, nel senso che se guardo indietro pensando ai miei cani, sembra sempre ieri, ma no, così non è. Eh già, il tempo passa, ma poi con i cani passa ancora più veloce, no? Perché crescono in fretta, ti danno tanto e qui il tempo veramente vola con loro. Sì, difatti di tutti i miei cani ricordo quando sono nati e purtroppo ricordo quando li ho persi, no? Sembra, dici, in 30 anni ne avrei visti tanti, ma sono sempre due momenti particolari, molto, e soprattutto il secondo molto, molto difficile. Ricordo esattamente il giorno in cui ho perso il mio primo Alaskan Malamute, e più o meno la situazione si ripete che succede, insomma. E quindi vedo che ho dei cani nati da me, ricordo quando erano in cucciolata, e poi appunto vederli crescere, diventare anziani, ma non so. Forse quello i tempi, non sembra che il tempo non passi, ma se guardi poi le generazioni vedi che il tempo effettivamente Eh trascorre veloce. sì, io ti mando la tua prima diapositiva. E se presenti tu, ho fatto una piccola presentazione, perché anche mettere insieme un pochino tutto, un po' tutti i passaggi che ho avuto in questi anni era complicato.
Vabbè, quando ho incontrato il Kotzebue, io guardo di là perché mi sono messo la presentazione sull'altro schermo. Sì. Quando ho incontrato il Kotzebue, nel senso che alla fine io ho incontrato questa che è stata la prima linea di sangue con cui il Malamute è stato riconosciuto. Il Malamute è stato Kotzebue, solo Kotzebue per un discreto lasso di tempo. Io li ho incontrati molto prima di avere il mio primo Lascar Malamute, nel senso che io ho iniziato con questo libro che hai fatto scorrere adesso, che è Disease and Lascar Malamute, che la persona che mi ha aiutato ad avere il mio primo Lascar Malamute aveva e mi ha prestato. Ho ancora le fotocopie di quel libro, perché ai tempi farsi arrivare un libro dagli Stati Uniti non era facile come può essere adesso, non esisteva Amazon, non esisteva eBay, non esistevano le mail, non esisteva niente, e quindi ho incontrato la Lascar Malamute con questo libro, che per me è diventata la Bibbia, la mia Bibbia, ma non è un libro effettivamente molto, molto interessante in termini di contenuti, ma contiene invece un sacco, veramente tantissime immagini di bellissimi cani, soprattutto tantissimi Kotzebue e alcuni cani di linee molto famose. Qui in questa immagine vediamo quella che è diventata poi una mia immagine iconica, è un'immagine di Inuit Wallybulli, quella indietro, Inuit Wallybulli che è stato per me un cane importantissimo, nel senso che io guardavo questo cane e bramavo di avere un cane di questo tipo. Dopo un po' di mesi che ho avuto che ho sfogliato questo libro, è arrivato il mio primo Alaskan Malamute. Se passo alla slide successiva. Il mio primo Alaskan Malamute è, come dicevo prima, qualcuno in quel momento ha guardato giù, perché sicuramente non ne arrivava da un allevamento famoso, meravigliosi nordici che mi sembra non esista più, allevava più razze, eccetera, quindi non famoso, ed ero andato a vederlo con questa persona che mi ha aiutato a sceglierlo. E vidi questa cucciolata che aveva una quindicina di giorni. Non penso che l'allevatore mi abbia dato copia dei pedigree dei genitori, mi ha detto sicuramente di chi erano figli, ma non conoscevo il pedigree. Il pedigree poi ai tempi arrivava anche un anno dopo la nascita del tuo cucciolo, quindi ho scoperto quello che era il pedigree di Dusky anche molto, molto tardi. La mia sorpresa, se vai avanti, era che nel pedigree di Dusky, qui ho messo quelle che sono le percentuali di sangue delle tre linee fondamentali che sono nel pedigree di Dusky. Dusky era un 45 circa per cento Kotzebue, un 51% Mlut, il resto in il tipico pedigree di un cane Penso che abbiamo problemi di connessione. Allora, provo a raggiungerlo. si Ok, vede adesso perfettamente. sì, adesso ti sento. Allora, qualsiasi più o meno Malamute, ormai siamo sul 40% Kotzebue, 50-60% Mlut, il resto poco percentuale la terza linea di sangue. Quindi questo aveva, Dusky aveva un pedigree, diciamo, nella norma. Se vai avanti Sì. si vede però una coincidenza un po' strana, sperando che chi guarda riesca a vedere,
Un 25% del pedigree di Dasky arrivava completamente dalla linea Inuit, quella che era per me una linea iconica, no? Dei cani. Aveva un libro Inuit Lucifer in copertina, all'interno parecchie sue foto, parecchie foto del padre, Inuit Wally Bully e tantissimi altri Inuit. Quindi per me era un po' un mito. Trovare nel pedigree di Dasky un 25% riconducibile esattamente a quei cani è stato per me molto molto importante. Diciamo che io ho incontrato appunto i Kotzebue, i cani di tipologia Kotzebue, con il pedigree di Dasky, anche se Dasky non aveva esattamente un classico pedigree da cane di tipologia Kotzebue. Come vedete è doppio su Wotyak Silver Warrior della Fils Over Wellingdale francese, che era stato importato da Rimoldi, ed era un cane completamente su linee diverse. Dietro Wotyak c'è molto Uyak e altre linee di quella famiglia di cani. Se vai un pochino avanti alla prossima slide, quindi era un doppio su Dasky, era doppio su... Aspetta, okay. No, la Tasha. Questo un... La seconda, aspetta, ti dico qual è la seconda. Sì, ok. Questo vi ho messo qui un video, poi magari lo scorriamo velocemente, in cui si vede Inuit with Lucifer a 9 anni in un'esposizione in Canada con la sua... Qua ho messo questo pezzo perché la handler che lo porta non benissimo è la sua coallevatrice Sheila Bolsch, che ha giudicato anche molte volte poi negli anni addietro in Italia. Quindi un cane, questa è una figlia di Lucifer. Sempre la... in questa Lucifer, che mi ricorderò sempre una delle prime cose che mi disse Maria Scotti quando la conobbi: i cani Inuit sono riconosciuti come cani che muovono bene. Effettivamente Lucifer, pur non essendo un cane particolarmente piccolo, anzi era un cane abbastanza grosso, muoveva molto molto bene, tenendo conto che qua ha 9 anni suonati. Beh, e non si direbbe assolutamente. Vai pure avanti, poi uno... Questi video si trovano su YouTube. Allora, qui ho riportato quella che è la mia seconda femmina che ho comprato, nata nel 95. Io prima di Tasha presi un'altra femmina che si chiamava Natit. Dovevo prendere, conobbi Maria Scotti in quel lasso di tempo, la conobbi quando aveva una cucciolata figlia di una sua femmina Buria, che era una femmina veramente veramente grande, e di un cane che è stato, mi sembra, anche campione del mondo olandese, di linea completamente Inuit, che si chiamava Zagoski Malgemut Pitlick, e aveva questa cucciolata. Forse lì ho fatto uno dei miei primi errori, nel senso che avrei dovuto prendere un cucciolo da quella cucciolata. Però Maria disse: no, no, ma vado sicuramente, torno in Olanda con la sorella di Buria, che è molto molto più bella, e la faccio coprire da Oluavik, che era un figlio di Lucifer, che era in Olanda, un cane molto famoso. Le foto le trovate sul libro di Maria Scotti, o da un altro suo figlio, che hanno degli altri allevatori molto molto bello. A posteriori, avendo approfondito la conoscenza con Maria,
avrei dovuto sapere che questo non sarebbe mai avvenuto. Infatti Maria poi non è più tornata in Olanda. La sua femmina, che aveva dato dei ragazzi vicino a Lecco, fu coperta dal cane che avevano a casa, che era un pedigree molto simile ad Husky come pedigree, e quindi io presi lì la mia prima femmina, Natit, che non era una femmina eccezionale, con caratteristiche particolari, e aveva alla fine un pedigree come linea di sangue molto simile ad Husky. C'era però al suo interno anche la femmina che mi sembra fece nel 91 il boss o il bob al primo raduno giudicato del CIRN, giudicato da Sheila Bolsch a Farbosa Soprana. Qui io non partecipai perché appunto era forse il 91, il mio primo cane era molto piccolo, Husky, o forse non l'avevo ancora preso, non ricordo, però aveva questa particolarità. Niente, poi dopo con Husky feci un sacco di esposizioni, alla fine penso che sia effettivamente l'unico mio cane che ho esposto in modo continuativo. Feci la Mondiale di Berna, Europea, la Mondiale di Berna, mi sembra arrivò secondo o terzo in classe libera. La Mondiale di Bruxelles conobbi un allevatore francese, che è Jean-Noël Tardieu, dell'affisso Bourriveau-Verdon, che aveva importato dagli Stati Uniti una femmina, la mamma di Tasha, che aveva effettivamente un'altissima percentuale di sangue Kotze B. Era anche i primi cani che vedevo, quelli di Jean-Noël, aguti, i primi Malamute aguti che vedevo. Sul libro che ho citato prima ci sono qualche foto di Malamute aguti, ma dal vivo non so se la mamma di Tasha e suo fratello furono i primi importati in Europa. Comunque lì a Bruxelles per me fu la prima volta che vidi un aguti. Sicuramente un'esperienza un po' particolare rispetto ai cani che ero abituato a vedere fino a quel momento. Se vai avanti, Tasha. Quindi questo qui è un po' l'analisi del pedigree di Tasha. Vedete che effettivamente la percentuale di cani di linea Kotze B è molto, molto più alta rispetto ai miei primi cani ad Husky, perché l'unione Tasha è l'unione di due pedigree costruiti sul tipo e sulla linea di sangue Kotze B. La mamma, che era l'affisso Okumut, vai pure avanti, così si vede il... Sì. L'affisso Okumut e un cane, un Sendaishi. Se guardate il pedigree vedete che l'unica cosa, tra virgolette, anomala in termini di linea di sangue è che quel Kivalik che ho segnato in verdino, che era sostanzialmente un diritto, una cucciolata, una monta data da Bill Mateau, anzi ne diede due monti a due femmine Kivalik, Bill Mateau, e prese come diritto di monta due cucciole. Questa da cui poi uscì il padre di Tasha, sicuramente gli diede molte soddisfazioni, forse quell'altra un po' meno, ma era comunque un outcross fatto da Sendaishi e che poi appunto è presente nei pedigree dei suoi cani. Di questo pedigree io nella prossima slide volevo farvi vedere un altro cane. Ha la particolarità di essere stato, oltre a un vero cane da slitta per Bill Mateau,
anche il vincitore del Best in Show alla National nel 94, arrivando dalla classe veterana. Quello che si dice è che tracciò un pochino tutti per il movimento. Era un po' la Trax, un cane non grande in standard, anzi molto probabilmente sotto la misura dello standard attuale, più vicino allo standard, al primo standard della Stan Malamut, un cane piccolo ma con un'attitudine e un movimento veramente, veramente notevoli. Anche Polar Trax fu, penso, un'occasione mancata, perché anche in quel caso Jean-Noël doveva tornare negli Stati Uniti per una monta con questo cane, ma alla fine era troppo anziano e non ci tornò mai, e sicuramente avrei preso da Polar Trax un maschio e una femmina se ci fosse stato. Peccato. È un po', è sempre, dal mio punto di vista, è sempre stato un po' un rincorrere cani anziani, linee che si perdono, eccetera, però è un po' il live motive di questi 30 anni. Penso che un po' sia per tutti così, insomma, soprattutto per chi alleva poco, insomma, non fa tante cucciolate. Vai pure avanti, in questo video poi vi lascio come presentazione, trovate tantissimi cani su tipologia Kotzebue o proprio Kotzebue 100%. Era la regional dell'85 del New England, quindi New England è la vera patria dei Kotzebue, è stata la vera patria dei Kotzebue. Prendo spunto dai pedigree della mamma e del fratello della mamma di Tasha. Qui ho messo le prime due foto, sono due foto della mamma di Tasha, con quella in mezzo, Tasha molto piccola, e a destra suo fratello, che è Wolfface, che sono stati importati insieme. Vedete, i nomi, ci sono due lettere CV, che sta per Col Valley, perché la Iannelli Col Valley si occupò dell'importazione di questi cani. Wild Sun andò subito a Jean-Noël, mentre Wolfface non so bene, forse è stato con la Iannelli per poco tempo, poi per vari giri è arrivato in Germania. Anche Wolfface è stata un'occasione mancata, perché ne parlerò magari dopo. Ho provato a fare una monta con lui, ma quando sono andato era probabilmente troppo anziano e quindi non sono riuscito. Vedete che la percentuale di questi due cani allevate dalla Parker, quindi affisso Okmut, hanno una percentuale di Kotzebue veramente altissima. La non percentuale praticamente in purezza. La non percentuale Kotzebue presente in questo pedigree è dato sostanzialmente da Husky Pack, molto, molto indietro nei pedigree. Vai pure avanti. Approfitto ancora dei due cani sostanzialmente nati nello stesso periodo per fare una considerazione, no? sui Kotzebue, sui cani con elevata percentuale di Kotzebue. Dusky, cane del 91, Wolfface, penso anche lui di quegli anni lì. Dusky ha nel pedigree 608 antenati unici. Wolfface, ma questo vale anche un po' per tutti i Kotzebue o cani su quella tipologia, ha solo 318 antenati unici. Questo significa che ci sono state molte meno generazioni dei capostipiti, molte meno possibilità di pasticciare tra le linee di sangue, tra le varie tipologie, tra i vari cani di vari allevatori, un pedigree molto più corto. E questa è una caratteristica di tutti
di tutti questi cani o puri Kotzebue o cani con altissima percentuale di Kotzebue. Vai pure avanti. Ho messo sotto, visto che si parla di linee di sangue e di Kotzebue, di Mlute, di Iman Irwin, quelli che sono stati probabilmente i primi cani registrati per ogni linea, o meglio, i primi cani di quella linea che ritroviamo nei nostri pedigree. La prima è per i Kotzebue Rudy of Nome, che è stato il primo Malamut registrato come tale. Vai pure avanti. Eccolo. Per la Iman Irwin, che non è stato un cane che effettivamente è stato registrato, ma è quello di questa linea che ci arriva ai giorni nostri con percentuali bassissime, che è Chimo, Gimo, o in vari modi come lo troviamo in vari pedigree, che vediamo che ha caratteristiche molto simili a Rudy, anche se arrivava probabilmente da territori molto diversi, quindi caratteristiche di un cane artico. E poi per la Mlut, se vai ancora avanti, questo è stato il primo non Kotzebue registrato, che vediamo che è comunque di una tipologia completamente diversa dagli altri due. Con il cane è iniziata la registrazione sostanzialmente degli Mlut come Malamut. Anche questo è un cane. Direi che la differenza si nota. E come? Io dico, si nota e dici, a un certo punto qualche cosa è andato storto. Nel senso, non, sono cani con una tipologia effettivamente molto, molto diversa. Tornando un po' al pedigree dei due fratelli Okumut importati in Europa, mi è venuto in mente, ed essendo molto basati sulla linea Tigara, quei cani, veramente se si guarda indietro quei pedigree con tantissimi Tigara, mi è venuto in mente quella che è stata una formula di allevamento fondamentale per questa linea, che è conosciuta appunto come formula Tigara, applicata dall'allevatrice anche quando allevava Chuchu e poi riportata nella Alaskan Malamut. Quello raffigurato qui è Torco Fartica, che nel pedigree dei due Okumut compare 17 volte, sotto riportato il padre di Torco Fartica, che è Arthur, che è un figlio di Thor of Brass Coupé, che in quel pedigree compare 53 volte. Se vai nella slide successiva. Ah, ecco. Che è la formula Tigara, cioè è una formula di line breeding, che dice che il padre del padre deve essere il nonno della madre da parte paterna. Se vai al momento successivo, si vede un po' raffigurato quello che è questa formula Tigara. Vedete che questo, che Torco Fartica, riporta il padre del padre sia da parte paterna che da parte materna. Poi questo cane in particolare è, tra virgolette, ripetuto più volte su Toro Brass Coupé. Ma se avete poi la possibilità di vedere il pedigree di Tigara Arctic Explorer, vedete che questa formula vale anche per lui su Kim of Kotzebue. E questa è stata una formula importante, perché i Tigara sono stati probabilmente l'allevamento più influente per la nostra razza, con tantissimi cani, tutti i pedigree
dei moderni alla Scammala riportano Tigara. È proprio probabilmente l'allevamento più importante che abbiamo nella nostra razza. Vai pure avanti. Ho trovato, è comparso un annetto fa, un video di questo cane. Quindi ho riportato per farvi vedere di che cani, di che tipologia di cani stiamo parlando. E purtroppo non ha preso i secondi giusti, vabbè, magari lasciando poi la presentazione uno lo riesce a vedere. Sì. Vedrete diversi Tigara, questo è Voyager Cougar, tra l'altro, un altro cane molto famoso per noi appassionati di Alaska Malamo. Niente, questo comunque c'è da dire che la differenza ai cani attuali si nota molto. Sì, si nota, e effettivamente, nel senso che negli anni sicuramente il tipo è cambiato. Non so se in meglio o in peggio, però dobbiamo partire dal presupposto che gli Alaska Malamut, quando sono stati riconosciuti, erano cani selezionati per spedizioni artiche, per effettivamente per vivere in condizioni anche estreme. Il mito dell'Alaska Malamut era di cani eccezionali, il mito pre-corsa all'oro era di cani particolarmente eccezionali. Dopo gli anni 50-60 nessuno più ha andato all'Alaska Malamut per spedizioni artiche, per spedizioni impegnative, quindi molto probabilmente i cani eccezionali erano quelli, non quelli selezionati dopo. Qualcosa sicuramente è cambiato. Sicuramente. Vai pure avanti, perché. Toro. Arriviamo quindi a Toro, quindi al nonno di Tork of Art, di quel Tigara che abbiamo visto prima. In un pedigree come i due fratelli Okumu, cioè la mamma di Tasha, compare 1788 volte. Da qui potete capire qual è l'importanza di Toro. Toro, se Tigara probabilmente è stato l'allevamento più importante per la storia della nostra razza, Toro è sicuramente stato il riproduttore maschio più importante che abbiamo avuto. Cioè, non esiste un cane, un pedigree di un cane senza Toro. Proprio. Beh, direi che 1788 volte è veramente tantissimo. Ma allora, questi numeri in cani di tipologia Kotzebue sicuramente sono notevoli, ma non è che in altre linee di sangue questo cane compaia poche volte. Magari no, compaia anche centinaia di volte. E da qui appunto Toro è sicuramente un cane allevato da Eva Shore Shirley, un cane importante a tutto. Qui andiamo un pochino avanti nei miei cani. Dopo aver preso Tasha, io ho fatto un accoppiamento, direi in completo outcross, con la prima femmina, e un cane veramente molto bello. Qui ritratto anche lui a 9 o 10 anni, quando andai per la monta, che è col Valley Next Future. Col Valley Next Future era un cane 50% Sendaishi e 50% sostanzialmente Store Cloud. Un cane con un movimento eccezionale, effettivamente un cane che vorrei adesso. Essendo un accoppiamento in sostanza in completo outcross, non mi ha dato molto probabilmente a livello
di tipo dei grandissimi risultati e anche un po' di sfortuna. La femmina che io avevo tenuto due femmine, qui ho messo Mystic, la sorella ha avuto la mia prima, con la sorella ho avuto la mia prima delusione di allevatore, perché è morta durante il parto, durante un parto, e quindi durante il suo primo parto, e quindi è stata veramente la prima botta da allevatore di cani che ho avuto. Vabbè, è nata Mystic, che per me è stata un cane molto importante, perché mi ha dato molti, molti cani che ho tenuto. Vai pure avanti. Nel frattempo avevo fatto anche l'accoppiamento di Tasha, la mia seconda femmina, con Dusky, il mio primo maschio. Era nato a Safara Wrinkled Wolf, che vedete in alto, e accoppiai con Mystic. Qui ho scritto Varese, Francoforte, Varese, perché l'obiettivo non era usare Wrinkled Wolf per questa cucciolata, che era una cucciolata un po' test, la prima cucciolata di Mystic. Avrei dovuto usare Wolfface, il fratello della mamma di Tasha. Quindi andai a Francoforte, Wolfface è troppo anziano, non coprì Mystic, tornai un filo di corsa con quei altri 600 km a Varese e feci l'accoppiamento con Wrinkled Wolf. Quindi mi nacque questa cucciolata, da cui tenni una femmina che non ho mai esposta, perché mai esposto, perché era una femmina a pelo lungo, una femmina dolcissima, e tra gli altri, tra i maschi, Chort, passata a Mockingbird. Molti conosceranno questa canzone, che non è quella di Eminem. E è un cane che non ho tenuto io, perché in quel momento non potevo tenere più cani, e lo diedi a Maria Scotti, che aveva preso anche una sorella di Chort. Sarebbe stato sicuramente un cane in grado di finire qualsiasi campionato, ma il trambusto di andare, farselo portare da Maria, andarlo a prendere, eccetera, ho desistito abbastanza rapidamente, e l'ho usato per una cucciolata. Era un cane che veramente mi piaceva tanto, con un carattere eccezionale. L'ho usato per la seconda e ultima cucciolata di Tasha. Se vai alla slide successiva. Eccoci. E appunto, ho fatto questo accoppiamento di Chort con Tasha, è nato quello che sicuramente posso definire il mio cane dopo Dusky, che è stato Kid. Un cane che ho anche lui esposto poco, ma che ha avuto la fortuna di vincere due bis best in show di raduni nazionali, uno il club show svizzero, e poi in questa foto fatta da Gaia, no? Glielo dicevo prima, la più bella foto, sì. Le più belle foto di Kid fatte a 12 anni le ha fatte Gaia. Ha fatto il boss a 12 anni al raduno. Al giumello è stato per me una... Sì, e io lo vidi, perché io ero lì, e io mi ricordo questa scena, che arrivai con la macchina e la prima cosa che vidi è stato lui sul tavolino. È bellissimo, bellissimo. Sì, un cane, ma è stato, a parte come era, è stato veramente un cane importante per me. Un cane non grande, perché era molto probabilmente un filino sotto alle misure che indicative date dal nostro standard. Sarà stato un 62 centimetri e mezzo, però a me piaceva tantissimo come si muoveva, il suo carattere, ancora meglio del padre Chort.
potevo andare da qualsiasi parte, lui veniva, stava in montagna senza nessun problema. È stato veramente per me un cane eccezionale. Quando mi ha lasciato è stata una botta veramente dura. Figlio di un agouti, lui non era un agouti, nella sua cucciolata c'erano degli agouti e dei Charlie Black, un suo fratello era agouti, avrei voluto tenere due maschi, ma in quel momento non era sicuramente fattibile. Vai pure. Certo. Un po' l'analisi del pedigree di Daschi, chiaramente unendo il pedigree di Tascia e il pedigree di la percentuale rispetto ai miei primi cani è salita molto, quindi Kid era circa 70% cozze buche più o meno è la percentuale su cui si aggirano anche attualmente i miei cani. Vai pure avanti. Eccoli. Qui ho messo un po' il pedigree di Daschi, in cui si vede che compare più volte Tasha. Molti Sendaishi che sono cani molto presenti nei miei pedigree. Poi magari lasciando la presentazione, se uno è interessato può andare a vedersi, sono link che rimandano ai pedigree di tutti i cani rappresentati. Vai pure avanti. Quando è nato Kid, avevo fatto la pazzia di avere due cucciolate insieme, una cosa che ho fatto in vita mia e che cercherei di non ripetere più perché è molto impegnativo per uno che non lo fa di mestiere, ma lo fa come, tra virgolette, come allevatore amatoriale. Feci due cucciolate insieme perché erano due cucciolate a rischio, nel senso che l'ultima cucciolata di Tasha era a rischio perché la volta precedente ha avuto un aborto. Non si è mai capito il motivo, ma ha avuto un aborto. Invece in quell'occasione fece, mi sembra ricordare, 8 cuccioli. E la seconda cucciolata di Mystique la feci con un campione americano, importando il seme congelato di questo cane. Un cane con un pedigree molto, molto Inuit. Erano proprio, probabilmente è stato l'ultimo cane con un pedigree diretto sui cani Inuit di Sheila Walsh. L'allevatrice, penso unico caso americano vivente, non aveva mai congelato il seme di questo cane, quindi congelò il seme per me. Lo spedì in Italia e una fortuna che non mi si è mai più ripresentata. Mystique ebbe una cucciolata di 10 cuccioli, poi due nacquero morti, erano rimasti 8 cuccioli, però per una cucciolata con seme congelato, un numero veramente ragguardevole. Poi ho provato a ripetere due volte la stessa cosa con seme congelato, ma non ha mai, per ora non ha ancora mai funzionato. È rimasto l'unico caso. Da questa cucciolata, beh, è nata quella che per me è la più bel cane che ho allevato, che è stata Baby. E c'era un altro cane che mi piaceva molto, suo fratello, che era Tom, che purtroppo decisi di non tenere. Tenni la proprietà del pedigree, ma lo affidai a una famiglia perché appunto
avevo insieme due cucciolate, quindi da questa tenni Baby e dall'altra Kid. Tre cani sarebbe stato troppo impegnativo. Però certo. A posteriori è un errore. Cercherei di non ripetere più. Tom era un cane eccezionale, a qualità paragonabili a quelle di Baby. Di lei ti salta all'occhio proprio questa espressione, no? Sicuramente Baby come testa, come pelo, come movimento, un cane per me eccezionale. Ho sempre detto sarà difficile come allevatore ripetere il risultato ottenuto con la nascita di Baby. Poi ho avuto sicuramente altri cani molto importanti, ho avuto altre fortune, ma Baby è sicuramente stata un cane veramente, veramente importante. Non l'ho esposta tantissimo, anche perché non era facilissimo esporla, ci aveva provato qualche volta anche Daniele Tabarrini ad esporla, con lui sicuramente si presentava meglio che con me. Però appunto, a differenza di Kid, che non ha mai fatto, penso, un'ora di lezione di handling, Baby, anche se gli facevi ore e ore di lezione, era sempre complicato esporla, non stava mai ferma. Invece da Kid, come lo mettevi stava, e veramente lui non ha mai fatto un'ora di scuola di handling. Invece con Baby è stato Mi ricordo che tu l'avevi su questo tavolo che non era neanche legato, cioè lui era sopra il tavolo da solo. No, lui dove? E no. Tu ti giravi per prendere le spazzole, lui stava lì fermo, tranquillo. E se lui dove lo mettevi stava, e senza nessun problema, cioè proprio. E l'ho esposto pochissimo, veramente. Ha finito il campionato che volevo fargli finire, e penso che ci sono stati anche trascorsi tra un'esposizione e l'altra anche diversi anni senza fare nessun tipo di scuola. Lui non è mai stato problematico esporlo, così fino ai 12 anni. La foto di prima è sempre stato facile, per quello forse è stato così importante per me. Vai pure avanti. Qui vabbè, è un po' un'analisi del pedigree di Baby. Si vede appunto il pedigree del padre, che compare poi questo ultimo Inuit, che non è Inuit in alto, vai pure. Uh-huh. Eccoci. Vai pure avanti. Non è un cane allevato da Sheila Bolsch, ma Sheila Bolsch, essendo mi sembra un figlio di Moon Unit, il suo ultimo cane che ha avuto, ha dato la possibilità a questo allevatore che l'aveva usato di usare l'affisso Inuit. Se vai alla slide successiva, ho messo il video di un cane secondo me bellissimo, che è il padre di ancora quest'altro, no? Che è Sendashi Kotzebue Tokaze. Guarda, non mi dice, impossibile raggiungere la pagina. Ah, probabilmente c'è qualche problema su YouTube. È un video che si trova su YouTube, poi nel caso se interessa. Vi incollo tutti i link dei video e domani, stasera, appena finito tutto, vi incollo tutti i link nei commenti. Basta che condividi la presentazione, ci sono tutti i link. Però era okay. Questo cane, che secondo me è stato un cane bellissimo,
e ha proviamo ad aprirlo così. Probabilmente nello stream funziona, vabbè, non è importante. La particolarità di questo cane è che in famiglia Bill Mateau e Joyce Mateau l'hanno chiamato Monster perché da cucciolino sembrava un piccolo mostro, ma effettivamente era un bellissimo cucciolo di una linea di sangue particolare. Se uno cerca la foto di questo cane da cucciolo vedrà una tipologia anche di cuccioli diversi. Vai pure. Sicuramente dovranno farlo. Vai pure alla slide successiva. Vabbè, vediamo un pochino più ai giorni nostri. Alla fine da Baby e Kid, o meglio, Baby ha fatto solo cuccioli con Kid, perché anche Baby ha fatto solo due cucciolate. La particolarità delle mie femmine è che fanno pochissime cucciolate. Penso di aver fatto in 3 anni 13-14 cucciolate al massimo. Dalla prima cucciolata, che è stata una cucciolata di un solo cane, è nato Bottega, che ho dato a degli amici in Olanda. È un cane che ha chiuso parecchi campionati, tra cui molto importante per me ha vinto il Best in Show al raduno belga con Sheila Walsh, che per me è sempre stato un mito. Non l'avevo presentato, eccetera, è stato veramente bello vederlo vincere in quell'occasione. Dalla seconda cucciolata invece sono nati 8 cuccioli, cucciolata molto, molto bella. Anche in quel momento non potevo tenere tanti cani, quindi alla fine non tenni niente, perché ho detto un'altra cucciolata Baby la farà. È una delle frasi che un allevatore non deve dire, non deve pensare mai, perché anche in questa occasione non è successo questo, quindi Baby non è riuscita più a fare una cucciolata. Vabbè, morale che ho dato Icaros in Danimarca. Icaros ha fatto per 6 anni e mezzo solo il cane da slitta praticamente. Non aveva praticamente mai fatto esposizioni, faceva circa 2000 chilometri a stagione. Mamma mia. Quindi quando è tornato da me a 6 anni, perché lo volevo fare per delle cucciolate che non aveva mai fatto, aveva penso più di 10.000 chilometri all'attivo. All'attivo aveva anche il titolo di campione il VTD americano, perché lui correva con un team abbastanza largo, di grande, di 8-10 cani. Vabbè, è tornato da me per, appunto, doveva stare per 6 mesi per fare delle monte qui da me. Morale che poi è rimasto, perché ho chiesto ai suoi proprietari se me lo lasciavano. Anche questa è una prima esperienza per me, perché io ho scelto tutti i miei cani a 2 mesi e non ho mai ceduto o mai preso cani adulti. Icaros è stata un po' un'anomalia, no? Riprendere un mio cane, ma sicuramente è stata un'anomalia positiva, perché mi ha permesso di andare avanti su quello che era la mia linea di sangue, insomma. Che vedete la percentuale di sangue di questi due cani, che appunto si aggira intorno al 70%, 70% così. Vai pure. Sì. Vediamo i giorni nostri. Quindi, vabbè, Icaros è ancora con me, ha 11 anni suonati, ne ha fatto 11 anni a gennaio. Motega ancora vivo, a 12, è nato esattamente un anno prima di
Qui ho riportato tre mie femmine attuali, che è Molly, che è una figlia di Tom, il fratello di Baby. Anche in questo caso è l'unica cucciolata che sono riuscita a fare. Non ero mai riuscita a usare Tom perché non avevo femmine con cui usarle. Sono riuscito a usarlo a 10 anni suonati, facendogli esami di displasia, esami degli occhi a 10 anni. Quindi si è portato, il suo più grande peccato è stato portare a casa un displasia a 10 anni. E quindi è nata Molly, ho tenuto Molly. Poi Kiki, che è una femmina con mio affisso, ma non è nata a casa con me, è nata dall'amico Alessandro, a cui gli avevo dato una sorella di Molly, con l'idea appunto, però almeno una cucciolata la fai. In 25 anni, in quel momento, per la prima volta, un'esperienza di questo tipo ha funzionato, cioè ho dato via un cane abbiamo rispettato i piani, quindi ha fatto una cucciolata. Io ho tenuto Kiki, che è il mio primo SIL dopo i miei primi due cani, perché dopo Dusky e Nati non ho più avuto a casa un SIL bianco e nero, come viene definito. Kiki, certo, ha 3 anni, a diversi campionati. Avrei anche ambito a chiudere il campionato italiano, ma il lockdown ci ha un po' punito, quindi vedremo. Decisamente. Speriamo che ci risarà la mondiale. Ai due raduni, quindi devo cercare di finire il campionato. E poi la più giovane, che è Lu, che ha un anno e mezzo. Anche lei è nata nel 2019. Nel 2019 c'è stato un qualcosa di particolare per me, perché dopo 25 anni ho preso un cane, ho acquistato il mio quarto cane, cioè un cane non allevato da me, non direttamente collegato ai miei cani. Un cane particolare, perché con la ragazza che l'ha allevato, che conoscevo da anni, una ragazza anche in questo caso francese, avevamo parlato della possibilità di questo accoppiamento che ha dato Po l'anno prima al raduno francese. Lei aveva una bellissima femmina e suo fratello, un cane veramente che dopo anni, quando l'ho visto muovere nel ring, ho detto wow. E parlando gli ho detto ma perché non usi quel cane di quella linea di sangue? Vabbè, morale, l'ha fatto senza dirmelo. Quando l'ho scoperto, avevo Lu piccola, avevo la cucciolata di Lu, non c'erano maschi che mi entusiasmavano, perché avrei dovuto tenere molto probabilmente un altro bianco e nero, e forse non era il momento. Ho provato anche in Italia a cercare qualcuno che prendesse una femmina o un maschio da questa cucciolata nata in Francia, non ho trovato nessuno, e vabbè, dopo 25 anni è arrivato Po, che è un cane agguti, anche lui. È un cane simpaticissimo, con un carattere fantastico. Non so se mai avrà un futuro espositivo, perché è un cane veramente, veramente particolare, però lo vedete qui con la pettorina da traino, attaccato a una slitta per il poco che siamo riusciti a fare quest'inverno. È veramente una macchina da guerra. Ho iniziato come ruota in terza linea in un team da 5, e dopo 15 giorni ho dovuto metterlo davanti perché non riusciva a stare.
ci siamo divertiti fino al 6 gennaio, poi vabbè, mi sono rotto la schiena io, quindi ci siamo fermati e poi il lockdown ha fatto il resto, però con lui e Lu davanti era molto, molto divertente. Vai pure avanti che sicuramente sto annoiando un po' di, no, un po' di persone. Ho iniziato col dire quando ho incontrato i Kotzebue. Il 2020, a parte tutte le problematiche dell'anno che conosciamo, sarà anche da ricordare come l'anno in cui i puri Kotzebue si sono estinti. Perché a marzo, questo cane Sil che vedete qui, che si chiama Cole, di Trisha Till, è morto ed era l'ultimo puro Kotzebue vivente. Negli anni precedenti, i pochi che ormai si contavano sulle dita di due mani sono morti e lui è stato l'ultimo. La mia rincorsa ai Kotzebue si ferma a lui, con diversi altri passaggi, con diversi altri tentativi di avere o cuccioli o monte, anche da Carol Williams, no? Che è un po' un mito dei Kotzebue a livello mondiale. Si ferma qui perché avevo dato una figlia di Icaros a Trisha Till e un figlio di Icaros a Carol Williams. E Trisha Till è riuscita a fare l'anno scorso, un anno e mezzo fa, una cucciolata con questo suo ultimo maschio. Purtroppo è nata una sola cucciola, si chiama Nadia, la cucciolina che vedete sul tavolo. Adesso ha un anno e qualche cosa, ma non ho foto recenti. È sicuramente la femmina al mondo con più alta percentuale di sangue Kotzebue. È una femmina che ha over 80% di sangue Kotzebue ed è la figlia dell'ultimo puro Kotzebue esistente. Strano è che sia un Sil, perché molti diranno che i Kotzebue sono grigio lupo, ma in realtà non è mai stato così. Anche l'ultimo cane di Carol Williams, Heritage, affisso Heritage, è stato un Sil, si chiamava BG. Anche da lui avrei voluto una cucciola o importare il seme, una monta, ma non è stato possibile. Coles è stato sicuramente l'ultimo puro Kotzebue vivente. Un po' come perdere un avviso a qualsiasi altra specie animale. I Kotzebue sono arrivati fino ai giorni nostri, insomma. Però adesso è finita, c'è qualche seme in qualche banca, ma viventi puri Kotzebue non ce ne sono più. E speriamo qui con il seme congelato che vi è, almeno ci sia quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre, no? Perché sì, come ci hai raccontato te, le cose non vanno sempre come uno vorrebbe, no? No, esatto. Il seme congelato è più complicato, bisogna tenere in considerazione che i semi congelati dei Kotzebue che ci sono stati congelati over 20 anni fa. Forse adesso non so se Trisha ha quel seme di Koal, ok, però gli altri semi congelati che ci sono di cani veramente molto in là con nel tempo, insomma, cani congelati 20, 25 anni fa o 30 anni fa addirittura. La prima cucciolata di puri Kotzebue è nata nel 29, l'ultimo Kotzebue si è spento nel 2020, quindi 110 anni circa di storia di questa razza alla fine, perché, ripeto, Kotzebue, i Malamute hanno iniziato con i Kotzebue e poi sono state inserite altre
altre linee di sangue. Vai pure avanti. Un po' del mio mondo espositivo. Io non, come dicevo prima, forse l'unico cane che ho veramente esposto in modo continuativo è stato Dusty, perché con Dusty ho veramente girato tutta Europa. Lui è arrivato anche a vincere il Bundesliga a Vienna nel 95, e nel 95 il Bundesliga di Vienna era un'esposizione da 6.000 cani. Quell'occasione per me, col primo cane, è stata veramente, veramente magica. È stata l'occasione in cui ho guidato senza sosta a tornare questi 900 chilometri, ed è anche la prima volta che ho conosciuto la Red Bull, che in Italia non veniva importata. Non so se è stato per quello o per l'eccitazione di aver vinto questo Best in delle 6 esposizioni più importanti in Europa, aver vinto il raduno austriaco il giorno prima. Sono venuto a casa con una decina di coppe e niente. E poi, vabbè, sono rappresentati un po' dei miei altri cani che hanno vinto raduni nazionali all'estero o best in show o boss importanti in raduni nazionali. Ad esempio Tasha, che l'ho esposta veramente pochissimo, penso sia un caso più unico che raro, è una femmina aguti in standard, e per standard intendo il primo standard come taglia, che ha i due raduni, i due CAC in raduno con due specialisti americani, perché lei vinse il boss al raduno a Milano con Sheila Bolsch e il boss al raduno ad Arezzo con Shilon Bedford, ma che non è stato impossibile, alla fine non ci ho neanche provato, farle chiudere il campionato italiano. Perché mediamente quando la da un giudice non specialista ti diceva che cos'è, e quindi un po' il limite espositivo è stato questo. Poi vabbè, Baby, Molly, boss al raduno svizzero, Motega al raduno belga, Kid raduno svizzero e boss anche raduno in Italia, Sanni, che è la femmina sotto, ha vinto il raduno olandese su 100 cani con un giudice, Larry Kraus, secondo me un giudice che è stato invitato pochissime volte in Europa, se non forse l'unica volta a quel raduno olandese, un giudice veramente competente. E poi c'è rappresentata qui la foto di Violet, che è un collevamento con Daniele Tabarrini, che penso che sia la più importante femmina degli ultimi 10 anni sicuramente in Europa, perché ha vinto raduni nazionali in 3 paesi diversi, Olanda, Francia, Italia, e bossa in altre tante raduni, quindi vabbè. Direi che ottimi risultati, ma poi grandi emozioni. Ho sempre allevato per specialisti, e è un po' questo è il sunto di quello, nel senso che per me è più importante aver vinto in 7 stati diversi con altrettanti giudici specialisti, piuttosto che andare tutte le domeniche in esposizione, cosa che non riesco più a fare, sinceramente. Sicuramente non ho più la voglia, e quindi faccio sempre meno e do sempre più spesso i cani a Daniele o da esporre. Vai pure avanti, siamo in chiusura. Mi è successo? Ok. E vedi se magari se non parte un po' di lavoro, nel senso che con i miei cani io cerco anche di lavorare.
Questo è un video di quest'inverno, per quel poco che sono riuscito a fare come leader c'è davanti Poe e Lu. Più o meno riesco a fare 400-500 chilometri all'anno con i miei cani, ma è una cosa che ho quasi sempre fatto, nel senso che negli ultimi anni sicuramente di più, ma anche con i miei primi Dasky e Natit, trekking, eccetera, li ho sempre fatti. E ai tempi già solo trovare una pettorina da traino in Italia non era così semplice. Beh, immagino proprio. Vai pure all'ultima slide. Qua ho voluto mettere tre cani che ho molte volte nei miei pedigree, per me tre icone, che sono tre cani in qualche modo collegati. Vabbè, uno è Inuit Wally Bully, per me un cane un palmo sopra a tutti gli altri, anche molto più bello di suo figlio Lucifer. Kyonaki Book of Kyla, un cane che ho ammirato tantissimo. Volevo, ai tempi quando non c'era ancora internet, importare da Eileen Gabriel e da suo marito un cucciolo. Quella lettera Eileen Gabriel molti anni dopo mi ha detto che non era mai arrivata dall'Italia, purtroppo. E poi un figlio di Book of Kyla, Sendashi Kandu Kandu, un cane altrettanto bello, che sono questi tre cani sono uniti, se vai avanti, da una femmina, e la femmina fondatrice dell'allevamento Inuit di Sheila Bolsh, che è Balk Ingrid of Brenmar, che è una pura Kotzebue, che unisce un po' questi tre cani, perché è una femmina molto presente nel pedigree di questi cani. Aggiungerei, è molto bella proprio. È un po' questi, avere adesso questi tre cani sarebbe un sogno veramente veramente importante. Però la particolarità di Inuit o di Kyla è che loro non hanno mai congelato nulla, quindi hanno smesso e si è fermato un pochino tutto lì. Un po' vale anche per Sendashi Bill Mateau, per altri motivi, anche se ha ancora due o tre cani in questo momento, però sono linee che andiamo a perdere. Ok. Beh, sempre ci vuole, ecco, la voglia, la passione di qualcuno e anche la fortuna, perché ci vogliono, dico, entrambe le cose, oltre la conoscenza, no? Sì, che ovviamente sicuramente un po' di fortuna aiuta. Sì. Però per chi non alleva tantissime cucciolate è un pochino sempre una rincorsa, no? Soprattutto se si vuole stare in determinate linee o in determinate tipologie di allevamento. È sempre una rincorsa, anche perché hai la possibilità di lavorare con poche cucciolate. Però è la dimostrazione forse anche che con poche cucciolate si può fare tantissimo, perché penso che un allevamento come Sendashi, che ha vinto due o tre volte il Best in Show alla National americana e ha allevato cani veramente da slitta, perché hanno fatto tantissimo anche nel lavoro, penso che abbia chiuso la sua carriera di allevatore con 12 o 13 cucciolate, non con qualche centinaio di cucciolate. Io ti mando un po' di saluti, di
parte, vabbè, Alessandro ti salutava prima. Rei, il cane di Alessandro, era un Sil, fratello di Chort, quindi fratello del papà di Kid. C'è Noemi. Lei penso che si ricordi Kid al giumello, non so se era presente in quell'occasione. Andrea Lucchesi. Andrea non mi ricordo dove ha visto Baby, forse a Livorno. Andrea era sicuramente presente al raduno ad Arezzo, in cui però Baby purtroppo l'avevo lasciata a casa perché era in calore. Avevo portato solo Kid che fece il miglior giovane, Tasha che fece il boss e Johnny, un figlio di Wrinkled Wolf, Silla, che fece il B.O.B. E il Poi mio c'è ricordo. Alessandro Lotti che ti dice sono stato di parola. Perché è stato veramente il primo. Ho provato molte volte, no? Non potendo tenere tanti cani, a aprire collaborazioni. Ma alla fine poi è difficile, no? Una persona importante per me, una giudice che ho sempre stimato come Marisa Brivio Chellini, mi ha sempre detto: quando dai via un cane, gli dai un bacio e speri. Effettivamente è stato così, nel senso che io molte volte prima della femmina data ad Alessandro ho dato cani, tra virgolette, in comproprietà o con l'idea di allevarli insieme, ma poi non si è mai concretizzato nulla. Kiki è stato un esempio, Violet con Daniele alla fine un secondo esempio, ma la maggior parte delle volte è andato tutto un pochino storto. Si sono separati a chi hai dato il cane. Raduno a Reggio con Adinolfi. Allora sicuramente Baby non aveva vinto con Adinolfi. Allora, Fabio Moretto che dice condividiamo. Dispiace vedere singoli pilastri che hanno fondato la razza. La razza è andata verso un'altra tipologia già da molti, molti anni. C'era già questo mito che i Kotzebue erano estinti quando io avevo Dusky, forse perché non c'era internet e non si sapeva, ma in realtà fino a 10-15 anni fa molti allevatori erano molto, molto attivi, o allevatori che avevano pure i Kotzebue o allevatori che avevano cani con altissima percentuale di Kotzebue come Sendai. Però c'era questo mito che non esistevano già più negli anni 90, ma era una falsa notizia. Meno male che all'epoca fosse falsa. All'epoca sì, però cioè la possibilità di avere dei cani era più complicata. Internet sicuramente ha facilitato questo, ma ha anche portato verso una tipologia completamente diversa di cani. È vero. Qui ti fanno una domanda. Allora, i puri Kotzebue è impossibile ormai portarli avanti. Gli appassionati di questa tipologia, di questa linea di sangue sono sempre meno. Io adesso nutro qualche speranza, vabbè, ancora con i miei cani e con una femmina come Nadia che ha Trisha Till, che adesso appunto ha un anno e mezzo, di vedere di riuscire a fare qualche cosa. Per
però la difficoltà maggiore è che i Kotzebue hanno una tipologia ormai complicatissima da portare in esposizione, perché se si sono estinti i Kotzebue, si sono estinti anche i veri specialisti della razza. Di grandissimi specialisti americani ormai ce ne sono pochissimi. Tutti quelli che abbiamo visto giudicare anche nei nostri raduni negli anni addietro allevatori americani o sono molto anziani o sono morti, come appunto Sheila Bolsch o anche altri. E quindi il grosso problema è dovuto non solo a un fatto di allevamento, ma a un fatto di conoscenza da parte dei giudici di quello che è una, quantomeno una tipologia dell'Alaskan Malamut, se non... E parlando proprio di giudici, abbiamo Senai Usta che ti saluta. Senai è un'amica e giudice che ha apprezzato molto un cane come Violet. E vedi, e conferma che sa parlare in italiano. Io aggiungo Susi. Ciao. Sei comoda? No, ho guardato molto bene, mi fa piacere sempre avere una persona come Avigni che ti può spiegare molte cose. Io volevo chiederti una cosa invece, come mai questa, partiamo da Kotzebue e da Petlut, come mai c'è questa differenza sia caratteriale che morfologica tra le due tipologie di cani? Allora, probabilmente dirò una cosa molto scomoda, però rimando alla lettura magari di un intervista, un articolo di circa 40 pagine sull'annual della Offlin americano del 2010, un'intervista fatta a Bill e Joyce Matteau. In sostanza le differenze sono dovute al fatto che mentre Eva Shore Shirley ha selezionato dei cani partendo non da cani molto probabilmente che arrivavano dalle regioni del Kotzebue o dall'Alaska, arrivavano da altri territori o per indotta posizione geografica, comunque da territori nordici, artici, però erano effettivamente cani artici, cani selezionati per lavorare, cani selezionati per usi anche militari o spedizioni come quelle di Bird, quindi cani che dovevano avere determinate caratteristiche. Gli Emblut non è stato così. Realisticamente i cani allevati da Volker, che non sono mai stati registrati, no, come i cani di Volker, ma sono arrivati come il cane che ho fatto vedere prima attraverso altri allevatori. I cani di Volker si dice e si narra, o c'è comunque la certezza che arrivassero o da scarti di canili militari o addirittura dai canili della Walt Disney. Quindi molto probabilmente anche cani con l'immissione di cani non artici, molto probabilmente anche europei o di altre tipologie. La fortuna di un allevatore come Zoll, Rusky Pack, è dovuto, secondo me, più che all'incontro con gli Emblut, all'incontro con quel poco di Iman Irwin che è arrivato fino a noi, che è arrivato fino a noi solo per interposta persona, nessun puro Iman Irwin è stato registrato, quindi quello che arriva a noi è solo attraverso i cani di Zoller. E quindi probabilmente le differenze di tipo, le differenze di carattere, le differenze, le moltissime differenze che ci sono e che c'erano tra le linee di sangue, arriva da questa diversa origine.
Quello che si dice è che l'idea di avere dopo la seconda guerra mondiale un Alaska Malamute praticamente estinto e quindi la necessità di riaprire i libri delle origini fosse un falso, perché cioè, non era effettivamente in crisi il numero di cani di Alaska Malamute presenti. È stato molto probabilmente più una volontà politica, come il fatto che i nostri cani si chiamano Alaska Malamute e non Pinco Pallo e non Kotzebue e non un altro modo. Si chiamano Alaska Malamute perché in sostanza gli Stati Uniti non avevano un'altra razza autoctona e quindi c'era Siberian Husky, c'era Samoyedo, c'era gli Eskimo poi dichiarati estinti, ma non c'era una razza statunitense, quindi l'hanno chiamato Alaska Malamute, però potevano chiamarlo in qualsiasi altro modo. Quindi le differenze di origini, le differenze delle linee di sangue arrivano un po' da dove sono stati reperiti i primi cani utilizzati. Sì, perché l'impressione entrando in Expo, uno che entra in Expo la prima volta e vede degli Alaska Malamute, a meno che non vede tutti i cani dello stesso allevatore, cioè, pensa che siano razze differenti. Sì, ma se dopo appunto lasciate la mia presentazione, se guardate un video come quello della Regional dell'85, quindi comunque insomma, cioè non 1000 anni fa, cioè non le origini della razza, eccetera, vedete una serie di cani, siamo nel New England, quindi la patria della razza, la patria anche della cinofilia un po' americana, statunitense, vedete una tipologia di cani completamente diversi. Tantissimi cani molto, molto simili e tantissimi cani veramente molto diversi da quelli che vediamo ora sui ring. Quindi secondo te che difetto si sta verificando nel tipo del cane? Ma il difetto è che abbiamo sicuramente cani ormai troppo, troppo molli, troppo, tra virgolette, con caratteristiche da show. Forse si parlava anche nella puntata precedente di angolature, si è perso anche qualche cosa a livello di angoli, a livello di movimento, e quindi non c'è più una differenza che può essere tra il movimento di una linea di sangue, o meglio una linea di allevamento e un'altra, ma c'è l'uniformare la razza su canoni più espositivi. Paradossalmente negli ultimi anni, soprattutto in Europa, sta aumentando il numero di persone, di allevatori che lavorano con i propri cani, però partendo comunque da tipologie molto, molto diverse rispetto a quello che erano solo 30-40 anni fa. Quindi quelli che lavorano tendono ad avere cani magari troppo, troppo alti, troppo leggeri, eccetera, perché chiaramente ai cani molto sprint. Ai cani più veloci, e quindi anche in quella direzione, anche nel mondo del lavoro, che paradossalmente, ripeto, negli ultimi 10-15 anni è aumentato molto, è cambiato il tipo, così come per l'esposizione. Va bene, io se non ha niente da aggiungere Maria, ti saluterei. No, io volevo solo ringraziarti tantissimo perché è stata una serata molto interessante, è stato molto bello ascoltare comunque il tuo percorso, perché comunque anche dal modo in cui ne parli si legge una grandissima passione e una grandissima voglia, no? Di stare dietro a questa razza. Ovviamente ho letto il dispiacere perché è triste vedere come una razza si va modificando così tanto negli anni, no?
è quello che ci troviamo noi oggi, magari persone che ci siamo avvicinate alla razza da poco, è molto diverso da quello che andiamo poi a leggere su un libro, no? Cioè, vedere il Malamud di oggi e sapere da cosa arriva è comunque molto importante, perché, come diceva Susi, ormai si sono create queste linee completamente differenti nei quali una persona che arriva dal nulla, ovviamente prima si fa prendere magari dal colpo d'occhio di questo cane enorme, quando in realtà poi magari approfondendo nella razza ti accorgi che invece le cose fondamentali sono veramente altre. E quindi è stato molto bello ascoltarti. Io non so come ringraziarti, perché veramente sei stato eccezionale. Sono veramente molto contenta. Grazie, grazie a voi, sicuramente vi avrò annoiato un po'. No, in questo momento ho sicuramente più voglia di allevare che di esporre, ma è sempre stato così. Però lo faccio con i miei numeri, nel senso che non ho la possibilità né la voglia né il desiderio di allevare tanti, tanti cani, e soprattutto non saprei neanche dove andare a prendere in questo momento. È sempre stato un mio problema. Non ci hai parlato molto di Bart, però. Bart è stata purtroppo la mia seconda grande delusione o colpo per, come allevatore, perché è stato dopo Kid sicuramente il mio cane più importante per me, perché ho fatto veramente di tutto con lui. Non avevo idee di allevamento su di lui per varie ragioni. Ho allevato tutte le mie femmine, adesso sono legate alla sorella. Però purtroppo lui ha avuto una torsione, quindi l'ho perso abbastanza recentemente, ed è stata in 30 anni la seconda grande botta come allevatore che ho. Certo, mi piaceva tantissimo. Eh? A me piaceva tantissimo, mi spiace. Ma tu l'hai visto in Svizzera, quando ha chiuso il campionato, e penso che era 5 anni che non facevo esposizioni, o 4 anni, non so perché, da quando aveva vinto le altre esposizioni in Svizzera. E come Kid, senza mai fare un'ora di allenamento dove lo mettevi stava. Soprattutto con Bart io andavo da ogni parte, dalla montagna in giro, e senza nessun problema. E una cosa che non bisognerebbe dire, perché ci sono gli animalisti convinti che se dico questa cosa mi sbraneranno, ma io potevo anche lasciarlo andare in montagna e non si allontanava più di 10 metri da me. Ed è sempre stato così lui con me, aveva un'unione unica, quindi è stato veramente duro perderlo, non tanto per un discorso d'allevamento, perché molto probabilmente non l'avrei mai usato per una cucciolata, anche perché non avrei avuto femmine adatte a lui. Avrei dovuto comprare una femmina per lui. Però è sicuramente stato dopo Dasky, che hanno vissuto insieme comunque a lungo, il cane più importante per me, il mio cane. Così un po' come adesso sta diventando un po', però io ho la preferenza per i maschi. Adesso ho detto più volte a mia moglie, i prossimi cani saranno tutti maschi. Ho questa preferenza per i maschi, quindi vado avanti in quella direzione. Ok, grazie. Ecco, ti ringrazio Nai, ti dice grazie,
Ti saluto Daniela Urpi. Non conosco. Gaia ti dice assolutamente non ci hai annoiato, anzi. Poi c'è Noemi che ti dice bellissima intervista, grazie, è sempre bello ascoltare Alessandro. Quindi, come vedi, non è stata solo una nostra impressione, sono stati tutti molto contenti di ascoltarti e ancora una volta grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti. Poi metto Grazie. il link alla presentazione, così ci sono tutti i video che non hanno funzionato. Va benissimo. Grazie mille, buona serata e buona serata a tutti. Ciao, ciao.